al centro! Sentite? L'esplosione ci ha isolati. Dobbiamo muoverci. Ermi سلاحك. Ripisi! Rieccomi. Il mio amico arrabbiato. L'avevo capito. Che è successo di sopra? Il tuo amico è un po' troppo suscettibile. Mi innervosisce. Abbassare l'arma potrebbe stemperare un po' la tensione. Provaci, e poi vediamo. Credo che le nostre uniformi stiano rovinando quello che sarebbe un bellissimo rapporto. Lascia Ahban! Silenzio! Io dico di ammazzare questi patetici struzzi. E lei, colonnello? Almeno questa volta non sarà alle spalle. Ordini, colonnello. Ci servono. Sono i nemici, Nicky. Non mi fido di nessuno di voi. Sono loro. Dobbiamo aprire la porta. Che state aspettando? Aiuto! Non pensarci neanche. Cazzo, Jesse! Il nemico del mio nemico è mio amico. Avanti, muoviti! Cazzo, aiutali, penso al corridoio. Oh, merda, avanti. Siamo finiti nel posto più schifoso al mondo.
qualcuno, Sandy. Non si scherza con i Marine. Che diavolo! Non ti muovere, cazzo! Sei solo? Altri superstiti? È successo in fretta. Siamo solo io e te. Solo io e te, eh? Una vera fortuna. Non intendo farti del male. Lo giuro. Davvero? Sono io quello col fucile. Ehi, cerchi guai? Disse l'americano col fucile. Il tuo amico ha detto: il nemico del mio nemico è mio amico. Non è sempre vero, ma se vogliamo salvarci dovremo lottare uniti, come spada e scudo. Troppo poetico per i miei gusti. Ma ci sto. Se mi viene il sospetto che tu mi voglia ostacolare, beh, puoi credermi. Ti ammazzo in un secondo. Uccido vampiri. Secondo te ho paura di un soldato? Mi sembra l'opzione migliore. Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. Tu che dici? È bloccata.
Devo trovare un altro ingresso. Forse c'è un passaggio, ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto, i demoni saranno ovunque. Secondo te con chi abbiamo a che fare? Sono vampiri. Impossibile. Mio padre diceva che se una cosa sembra merda e puzza di merda, non c'è bisogno di assaggiarla per sapere che è merda. Fidati, sono vampiri. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerli. Sì, sembra proprio che sia così. Vai! Grazie. Qual è la prima cosa che farai quando uscirai da qui? Abbracciare mio figlio.